c'è il guardia mio Diano! Parte dalla! Fare una springboardina! Starship Eros! È una, è due! Hai visto? Sì, Giulia. Non sarà un problema per noi. Prego. So che è passato veramente molto tempo, ma volevo dirti che mi dispiace davvero. E ti prego di accettare la coppa di sangria. Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, versato per voi, Luca 2220. Versato per voi. Ma non per me. Vabbè, vorrà dire che ci vedremo al giorno del giudizio, sempre che tu rimanga campione. Cin. Abbiamo detto, portato anche là. E questo qui, guarda chi c'è, è il ritorno ufficiale di The Total Package. Vertigo, non lo vediamo dai tempi di Maurizio Merluzzo, più in forma che mai. Jeep mi ricorda tanto, con quell'accappatoio mi ricorda tanto un attore che faceva una pubblicità delle patatine. Infatti, lo sapevo che volevi andare a fare lì. Come un attore? Sì, va bene, va bene. Lui sì che era il pacchetto completo, vuoi dire, Bob, eh? Va bene, va bene. Ok, quindi G arbitro speciale, Vertigo. E questo qua, direttamente da Roma, d'oro vestito, Fabio Romano ha già affrontato G. Yeah.
assalto al titolo Genesis qui. Ed ora Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda. Grazie Cip. Prego Bob, è qui Fabio Romano, Bellino, manca solo il terzo contendente. Atleta estremamente tecnico e feroce e brutale, conosciamo anche lui, un altro ex avversario del C, due volte sono affrontate, molto vicino, no? Sheridan. Eh sì, G qui ha esperienza. Lo faccio io. Quanto è stato meglio? Rispetto al solito, no? Sì, diciamo che il G ha un particolare legame con i suoi indumenti. Ed eccoci qui. No, che qua. Tu hai mille occasioni. Io, cazzo, l'ho già battuto. Perché sono qua e non vado subito contro di lui? L'ultimo match che hai fatto hai perso. Attenzione, in effetti Sheridan e Fabio Romano se lo rimbalzano da parte dall'altra e poi Romano lo spiega. Sheridan lo sbatte fuori. Romano subito! E uno e due! Di rapina Fabio Romano! Siete velocissimi, qui Sheridan a bocca la trappola di Fabio! Il ring è suo! Il ring è di Fabio Romano! Romano si uscita! Si dipinge d'oro questo primo match! Sistema. Fabio Romano ora una presa alla testa su Sheridan. Sheridan che fisicamente è il doppio di lui, quasi. Infatti una vita facile Fabio Romano. Adesso finisce. Beh, oh no! Un super arbitro, Bob. Eh sì. Guarda però qui un super schieramento. E uno e nulla. Là. Poi trovo in piedi una testata di Fabio che ha il polso della situazione. Poi pezza collo devastante. Eh sì, ma ritorna Vertigo, no?
stava per ritornare Vertigo. E poi, mi dà una scatarrata proprio senza limiti qui, Fabio, buon Fabio. E poi ancora va a colpire, invece no. Ma lo raccoglie Alex Sheridan. Preso al volo. Ah, spezza schiena. Mi fai la faccia! Prepara Jack! Ricordiamo Bob che nel main event di questo episodio dobbiamo vedere Rafael in azione contro Mirak. Usa il sistema, pochi giorni da ultimo round, qui Vertigo riesce a portare a casa l'offensiva su Sheridan, adesso vuole saltare lui, va sulla seconda e poi va Sheridan. Bloccato! Aspettava lì, l'ha preso al volo, poi utilizza Vertigo come una rete, il G si para, ma lui non è nel match. E poi ancora... Sheridan. In vantaggio, è in vantaggio Sheridan! Lancia Vertigo su Fabio Romano. E qui, full Nelson, no! Sguscia via Fabio, vede il schieramento che non va a segno, torna su, poi lo prende, poi... Un mezzo slam. E uno, e due! Vicinissimo ad ottenere un altro match per il titolo Genesis di Sheridan. Eh sì. Portiamola a casa. Parla ancora con Jack. E qui arriva Vertigo, lo vuole portare giù, Sheridan poi, e uno, e due, Vertigo ribalta, e uno, e due, Sheridan ribalta, e uno, e due, Vertigo ribalta, e uno, e due, Sheridan ribalta, e uno, e due, ma è il G, ma come, è stanchissimo. Stanchissimo il G. non è abituato il G, Ora qua, quasi veramente vocali del match, con Vertigo che sbalza via Sheridan. Andare, va sulle, va, no, no, salta, salta. Sheridan lo tira via, ma Vertigo. Ancora una ghigliottina. Sì, sì, c'è sempre queste manovre meschine, Vertigo. Deve andare sulla terza! Crossbody da dentro a fuori! Beh, a parte questo, tecnicamente Vertigo non si può dire niente! Beh, a parte questo, diciamo! Esatto. A parte dargli una testata, come ha fatto Fabio Romano, che adesso spedisce nuovamente Vertigo sul ring. Siamo dentro, ma ancora... Vai, vai! Al drive! Spezza il collo, invece no! Ribalta tutto Vertigo, finisce ancora su Fabio Romano, vuole andare, oh! Rotola fuori però Vertigo, ma c'è Sheridan, ma c'è Sheridan. Ricordiamo Bob, 3-way a eliminazione questo, e infatti attenzione qua, Fabio Romano colpisce Sheridan, e uno, e due, e tre, Fabio Romano elimina Sheridan. Sheridan è eliminato. E quindi rimangono Fabio Romano e Vertigo. No, che ci fa con la canna? Non si può, Molto esplicativo il G, attenzione qui. No! Con l'acqua! Gli sputa in faccia! E uno, e due! Ma Vertigo si è guadagnato il vantaggio rubando con l'acqua! In maniera regolare! In maniera totalmente regolare! E quindi Vertigo è il primo sfidante al titolo Genesis. No. Questo è il risultato finale. G rialza braccio.
carico. E agli occhiali. Ma cosa punta? Non so cosa punta, G. Ma non c'è mica nessun segnale. E loro? No, è qui. Vertigo non poteva essere da solo. Di nuovo, vero, gli ammazzerò. Vero. Vertigo non fa niente da solo. Capaci. Visto la batte, giustamente. Va bene, va bene. 3 contro 1, il campione già disse, ci vediamo alla prossima. Sarà qua molto presto. E allora Bob, in maniera davvero schifosa, con una scorrettezza, ma Vertigo vince il match. Vertigo vince il match. La legione! Vertigo ha vinto scorretto! Vertigo ha vinto scorretto! Ma questa è una punizione letale! Tip. Ma c'è anche Doc Miller! C'è anche allora Doc Miller. Sì, eh! Doc Miller inviato a punire Vertigo! La legione sempre più grande, sempre più fuori controllo, Bob! Quando manca pochissimo all'ultimo round! Chiaramente ultimo round 26 di novembre, centro in vincolo. Ora smarmella Cip. Love and Thunder contro High Society all'ultimo round ed eccoli al commento. Buonasera. Buonasera Cip, buonasera Bob. Buonasera. Buonasera, tutto il sistema. Buonasera. Ma quanti siamo quest'oggi? Chiedo alla dirigenza un tavolo più lungo qui al commento perché siamo tutti stretti. Beh. È bello, tutti belli appiccicati, tutti bellini, abbracciati. Ed ecco qua i campioni di coppia della SIW, gli avversari all'ultimo round proprio dei Love and Thunder, Alex Flash, Liam Asset. Campioni fino a un certo punto. Esatto, esatto. Noi non abbiamo mai perso i nostri titoli, quindi anche a Superior Bout
siamo stati derubati della vittoria. E se ora hanno le cinture è solo grazie alla regola che avvantaggia i campioni attuali, ma noi non abbiamo mai perso le nostre cinture. E a subire il bout è andata così, così, ma ci riprenderemo quello che è nostro a ultimo round. Accompagnati da Elektra, l'Elektra che è coinvolta sentimentalmente in questo match. Quello che però non sappiamo è chi sarà la compagna di Elektra ultimo round. Ragazzi, da 20 anni, voi avete un'idea? Guarda, Jimbo, non te lo volevo dire, ma io sono pronto. E se non entra nessuno, buon Giovanni. Ah, vai, dico l'Elektra. Esatto. No, sicuramente Flash non la prenderebbe bene, ecco, nemmeno Liam. Insomma, dovrebbe essere interessante doppietta per buon Giovanni. Titoli di coppia. Il nuovo tag team partner di Elektra. Ted Thunder cosa ne pensa? Thunder non penso sia d'accordo. Guarda, so che a Bonzo piace tanto il gentil sesso, ma abbiamo un compito più importante al momento. Ah sì? A Bonzo piace tanto il gentil sesso? No. Ma quello è il Bonzo del passato, no? Da Bonzo, che dici? Come rispondi davanti a queste accuse? Il Bonzo del passato si fonde un po' anche con il Bonzo del presente, non è che smette di piacermi la... ecco, mettiamola così. Quindi... però c'è da dire che Elektra è un bel bocconcino, anche se le ragazze che stanno per entrare, anche loro, beh. Intanto il pubblico qui è una bolgia. Ragazze belle, ma soprattutto brave, forti, tenaci e capaci sul ring. Queste sono Swan. Poi arriverà Myla, la sua compagna. Categoria tag team sempre più florida qui nel 6W. Intanto una Swan che ci delizia con una che secondo me è una delle migliori entrate in SW. Non sei d'accordo, Thunder? Sì. Ma piace? È anche... è comunque anche una grande lottatrice perché... si è allenata con il mio mentore Tempesta, si è allenata con me. Bravo, gli ha insegnato tantissimo come tutti. Vediamo. Certo. E sono sicuro che questa sera sarà prova di quello che sto dicendo ora. Conoscono Menadito. Jim, ma chi è questa ragazza? Chi è? È proprio lei. Myla Grey. Direttamente dall'Irlanda. Una carica tutta sua, molto ondeggiante la bionda. Wow. Atletica. Assicurato qui a Tuesday Night System. Quando manca davvero poco all'ultimo round. Vorresti dire che manca molto poco alla riconquista definitiva dello Ventande dei titoli di coppa. È un match che attendo particolarmente questo, ragazzi, ve lo devo confessare, anche perché sarà un ultimo round match, dunque tre round con un eventuale terzo ed ultimo con una stipulazione speciale. Siamo pronti a tutto, Gib. Spettacolo assicurato, centri in Vicus. Più che altro siamo pronti a chiudere il match nei primi due round, vero Thunder? Beh. Ma ora veniamo a questo fantastico tag team match. Allora, Flash e Liam non devono assolutamente sottovalutare le avversarie. Un match... se la ridono, suona in Myla. E comunque siamo più belli noi quando ci spogliamo. Decisamente. Comunque, da non sottovalutare nemmeno questa
è ovviamente una tattica di Liam Massett e Alex Flash, quella di prendersi tutto il loro tempo per fare le loro stupidaggini, per mettere un po' di pressione addosso agli avversari. Lo so bene, perché anche io con i Lucky Lovers facevo la solita cosa. Eh sì, tattiche di Liam e Flash, beh, è un argomento davvero caldo quando si parla della vostra rivalità, anche perché diciamocela tutta, la tattica che hanno messo in campo a Super Bout a tratti è stata letale, isolare totalmente Bon Giovanni è riuscito ad andare nel match solo alla fine, vedremo il primo round, beh, è un tactic match che mi piace pensare che si giocherà anche molto nella mente dei partecipanti, come una partita a scacchi. Eh sì, e poi Gib, ricordiamo che Bonjo l'ultimo round l'ha già fatto. Anche due. Possiamo glissare su questa cosa? Giovanni ha sempre partecipato e ha sempre perso il match ultimo round. Vedremo, anche a maggior ragione, se questa sarà una motivazione per portarsi a casa. Quindi Giovanni Amasset nuovamente respinge, suona. Però ragazzi, non ci scordiamo che Swan ha tenuto testa a Joseph Connors, quindi Liam, non deve, come ho detto prima, tutto valutarla, e infatti... Può fare il galletto quanto vuole, ma tempo 5 minuti e si vede di cosa è veramente capace. No. C'è qui Liam, che però fino a questo momento riesce a tenere botta, finisce da una parte e dall'altra, proprio un calcio. Ancora tiene il controllo. C'è qui, bravo. Uno e due. Azioni veloci dei due. Guarda che rapidità. Swan riesce a connettere con un pin, ma Liam subito dietro. Rimbalzo alle corde, a vuoto con il braccio teso e Swan. Bravissima, questo l'ha parlato insieme a me. Manovra di Swan, cambio per Myla contro Alex Flash. Inedito. Training Center è tutto con Myla, mentre Alex Flash, come sempre, continua si prende paura. Il suo tempo. Comunque sì, ragazzi, avevamo detto, Liam sottovaluta Swan e difatti Swan si prende il vantaggio. Adesso ci deve pensare Flash. Proprio come ti dicevo. Alex sbiascica qualcosa nel suo fantastico inglese. Sa solo dire due cose, Alex Society, Face of Success e Stop. Sì, per favore. I really believe, giusto? I really believe, me l'ho dimenticato, scusa Gib. Sì, per favore, schiaffeggio. Godo! Ma quando si parla di sottovalutare, addirittura lui si è fatto schiaffeggiare. E qui Bob, guarda che lavoro di Myla! Sono due però! Da Godoropoli è uno spasso! È fantastico! Myla mi ha fatto godere tanto! Attenzione poi! Incontenibile Bonjo! Passa sotto! Anche Myla che porta Flash in posizione 6-9! No! Questo è una parola irripetibile dal commento di Alex Flash. Flash da ban Alex e Flash. Infatti, Myla subito lo punisce con un ottimo elbow, dritto sul grugno. E Swan si prende il cambio. Adesso è Swan che pesta Alex Flash con dei colpi. The Face of Success è entrato spavaldo come sempre. Questa ma cosa fa Electra? Cosa fa Electra? Electra! E tu vuoi fare coppia con quella, Sì. Scorrettamente Electra. Ma magari riuscirei a fargli capire il modo di eseguire le cose in maniera corretta. Qua, no? Sei imparato tu, possono imparare. È vero, io mi sono... Redento, ecco, l'italiano mi viene in aiuto, standard. Qui intanto però la X-Society prende vantaggio grazie a quella distrazione di Electra. C'è del veleno ancora che scorre da Swan. Quello che hanno fatto a me, è quello che hanno fatto a me. Calcio negli adduttori, doppio. Beh, questi sono negli adduttori, non di certo quello che hanno dato a Bonjo. Lasciamo perdere, vai, che mi ci è voluto anche un po' per riprendere. Erano adduttori, Bonjo. Decisamente. La mia ragazza ti può dire qualcosa a riguardo. Lasciamo perdere le abitudini sotto le lenzuola di qualsiasi persona in questo caso, perché andiamo dritto per dritto in queste fasi drammatiche di questo match. Dopo un inizio molto cazzeggiante degli, ahimè, attuali campioni di coppia, sembra che abbiano ripreso il vento del match, perché come ho sempre detto, anche altre volte commento,
sia che non mi stiano simpatici Alex Flash e Liam Massett, sono dei bravi, un bravo team, sanno come si lavora in team, si tiene l'avversario al proprio angolo e si colpisce, anche con colpi irregolari. Flash sta tirando i capelli di Swan, la sta prendendo a pugni in testa, ma Flash davvero non ha limiti. Flash usa una piccola furberia mettendo la parte del suo corpo in modo che l'arbitro non veda questa scorrettezza. Credevo fosse ormai scontato che Flash non avesse limiti, che ricorresse ad ogni qualsiasi cosa in suo potere per vincere. Hai ragione Thunder, sono io che continuo a stupirmi. E guarda ancora i suoi capelli. E Liam non è da meno. Liam non è da meno. Ha imparato tutto. Liam Massett. Guarda che col calcino stupido. Colpo sulla pancia di Liam. Colpisci, colpisci. Ancora Swan che sta cercando di riemergere da questo momento basso del match. Ma Liam la riporta al suo angolo. E ancora i campioni di coppia lavorano il cigno. Beh, si sono sentiti minacciati ora. Attenzione, portata giù Swan. Se ne finge Flash, però è in agguato, la vuole prendere, infatti lo fa. Tag lì. In quelle occasioni, scusami Jeep, è molto importante avere una ring positioning ottima. Se Swan si fosse accorta che mai era lì vicina, magari solo allungando la mano sarebbe riuscita a dargli il tag. Guarda Myla come cai, come entra. Infatti, sono sicuro che fa la piazza pulita. Questa è veramente scuola di society, isolano per lunghi tratti del match un solo componente, come è successo a voi, che è un'arma a doppio taglio, perché qui Swan potrebbe capitolare da un momento all'altro, ma se entra Myla... No! Che succede? Non l'ha visto, non è riuscito a prendere il tag. Incredibile. Per un millimetro, veramente. Qui Swan però... E ora spacca gli adduttori a questi maledetti. Clothesline, ecco la clothesline. Ancora su Liam Massett, terza clothesline. Da una parte e dall'altra giù tutti quanti. Myla Grace vuole andare, ma Liam riesce a portarla sulla gioco Stanza. Magico. E ancora un colpo. Cosa vorrà fare? Una springboard DDT! Angolazione incredibile. E uno, e due. Molto vicino. Che forza preponderante di Myla Grace. Electra rosica. Adesso però Liam vanno a sbattere la faccia di Liam sulle corde. Entra anche Alex Flash. Doppia posizione. Doppia. Oh. Il pubblico del training center è in delirio. Partono. Una 6 a 9. Che roba. E non finisce qui. Ai Society in balia di Swan e Myla. Ma che intesa tra le ragazze, Sì! Per focaccia! Prendono l'offesa fatta alle ragazze! Qui, ora non intorno alla canzone, ma siamo tornati a Godoropoli. Buon Giovanni, felice come una Pasqua! No, ancora Elettra! Ancora Elettra! Fermi tutti, ritiro quello che ho detto, non la voglio più come tag team partner. Un destro in faccia a Swan, dritto per dritto. Un colpo alla Tyson di Liam Massett e poi... Allora, questa è pesa. Questa è pesa. E uno, due e tre. Infatti non si apre. Peccato. Comunque, la distrazione di Electra, ma fate da bere che a questo punto non voglio più fare tag con lei. Thunder, rimango fedele a te. Va bene, mi fa piacere. E... ultimo round... Ultimo round saremo nuovamente campioni, sì, perché noi siamo il miglior tag team italiano. Ma che dico? Il miglior tag team europeo no? Siamo il miglior tag team del mondo. Ora, del mondo no, però comunque dovremmo dare il 100% per fermare questa equità. E attenzione allora, non sottovalutiamo la prestazione di Swan e Myla. L'appuntamento è sempre lo stesso, 26 novembre, ultimo round. Extra che ci ha messo lo zampino.
stata fondamentale per questo match. Ma poi, ultimo round match, High Society contro Love and Thunder, ancora per i titoli di coppia. Ragazzi, siete pronti? Prontissimi. Ci riprenderemo tutto. Ciò che è nostro. Attenzione però, vogliono parlare. Avete parlato tutto il match voi? Oddio. Vogliono parlare loro. Sentiamo cosa hanno da dire. Chissà quante cazzate. See these titles? This represents tag team wrestling. We represent Italian tag team wrestling. I am the youngest tag team champion to set foot on Italian soil, and you will hate me for it. But I love that. Because I don't need to have an uncle. I don't need to drop people on their heads like the Billingtons. I don't need to have thousands and thousands and thousands of followers like Leon and whatever that piece of shit is. I don't need to get followed by Picchio like Pan. See, we are the most dominant tag team champions that there is. We're better than Most Wanted. We're better than Love and Thunder. We are better than Latin Lovers. So our ultimo round, I plead with you, I beg you, underestimate us. I beg you, because we will brutalize you, we will punish you, and we will make you bleed. And at the end of the night, you will hear, and still you're reigning, defending SIW Tag Team Champions, Liam Mossett and Alex Flash, trust me! The future never lies. Mossett è molto bravo a parlare, sono convinto che sarebbe un ottimo politico qui in Italia, ma con i fatti, come abbiamo visto a Spinner Bout, sono stato superiore ad entrambi, quindi... E se loro sono campioni è solo perché ancora non ci hanno dovuto battere. E non lo faranno questo round. Main event time! È il momento di una domanda, Jeep! Scusa, mi ricordi perché Merak porta quegli occhiali con una lente sì e una no? Perché sono gli unici che ha, comunque no, almeno un occhio sono protetto. Ah. C'è sempre queste robe un po' misteriose, non si sa cosa sono, non lo sapremo mai. Ultimamente Merak ha sfidato avversari di caratura, Prima allora, Adriano, ora Rafael. Allora, mi ha detto Joe che il pezzo di carta che ha Merak è un pezzo del cartellone che l'hanno fatto presentare gli altri l'altra volta. Ah, quello contro Adriano. Quando al tempo lo tocco contro Adriano. Esatto, penso. Aroma di sangria nell'aria.
basta. Jeep, secondo te me la offrirà mai una sangria a me? Bravo. Secondo me no. Eppure mi piace anche la sangria. Ma non ti ha fatto mai nulla di male. Oppure sì. Ma è mai successo che, tipo, che ne so, ti ha dato la rosa e poi no, te l'ha buttata via? No, non no, mi nemmeno no. Quello, è vero. Non è mai successo, Bob. Rafa, non ti ha mai fatto nulla, lui la sangria la offre come segno di perdono. Poi sono anche convinto che se magari ci vai a parlare, gli chiedi, magari è rimasto preso un po' di sangria avanzata, magari te la dà, magari no, magari te la dà. Che dici, Bob? Va bene. Ok, ok. Scherzi a parte, ci divertiamo col commento io e Bob, siamo due guasconi, però adesso mancano davvero pochi giorni, ultimo round, e Rafael, come abbiamo preso, sarà in un All-Star match a 4. Rafael considerato un atleta di caratura europea e messo alla stregua di Sti Valentino, alla stregua, questo sarà il match che vedremo all'ultimo round. Eccoci qua. Però insomma, Rafael messo davvero alla prova. Ramollito, senti Merak. Qui Rafael ramollisce lui. E uno, e due. Vicini, Benissimo Rafael, la vuole poi andare, lo porta di nuovo giù, e uno e due, Bob. Merak! A vuoto ancora, Merak! Ancora Rafael, e uno e soprattutto uno, ancora Rafael. Quando? Ormai Bob è passato quasi un mese e ancora il muro del centro del fitness è imbrattato della scritta del Beer Club. Ma sai qual è il problema, Jeep? Che lo sappiamo, no? Il Beer Club è qua dentro e secondo me sono loro che stanno mettendo in difficoltà uno, due, scusa Bob, stanno mettendo in difficoltà la dirigenza per fare questi lavori. Ma non lo so, questo io penso che sia un'operazione anche piuttosto complessa, perché devono essenzialmente fare tutto da capo, chi lo sa. Andiamo qua, tentava il Tiger Rafael, ma un destro devastante. Merak si prende il vantaggio, Bob. Si prende il vantaggio e fa un Irish Whip a vuoto, un braccio teso. E vola fuori Merak. Dentro. Fuori. Ora su. Ehi qua. Rafael, guarda le palle. Va bene. Bravo. No! Qui attenzione, però... Quella carta! Ha utilizzato il foglio per graffiare l'orecchio. Sì, Giulio Lucchesi non se n'è avveduta. E uno, e due. Tante due. Ancora Merak che si rivolge malamente a Giulia Lucchesi. Jib, Merak è veramente irrispettoso. Jib, dicevo, Merak è veramente irrispettoso verso Giulia Lucchesi. Ha trovato pane per i suoi denti. Merak è uno che l'autorità la distrugge. Ma come il Beer Club? Sei qui, Starship Peros. Ma Merak lo anticipa. Buon lavoro d'anticipo di Merak, sì. Di Rafael, già qualche occasione. Merak riesce a prendere sangratino in tempo. Non è poco. Aia, sì. La paternità di Rafael. Che vuoi un po' al cimitero? Un folle Merak però, Senza controllo, veramente.
Rafael deve subire questa offensiva devastante, da una parte e dall'altra. Poi ancora vedrà che lo va a colpire. Uno e due. Ricordiamo che questo è l'ultimo match. Poi avremo ancora un confronto sul ring. E uno e due tra Adriano e Wade. Speriamo che sia solo un confronto a parole, Jib. Quando manca davvero poco, l'ultimo round, abbiamo detto e ridetto, 26 novembre, Centro Invictus, biglietti in vendita su SIW.show. Tanto però qui Rafael in serie difficoltà, eh? Sì, era che atleta estremamente brutale, duro. Diciamoci la verità, Bob, non ci voleva per Rafael un match del genere pochi giorni dall'ultimo round. Tutti i suoi avversari sono a casa a rilassarsi, eh? Vero, è vero. Vabbè, non si è tirato indietro, lo sappiamo, Rafael. È uno a cui piace lottare, no? Rafael in un cammino di redenzione. Poi abbiamo appena avuto i Love and Thunder al commento. Rafael ha causato delle grane notevoli per i Love and Thunder. Situazione ancora non chiarita. Per un attimo ci ho pensato di, come dire, portare la vicenda, però dicevo, ci ho pensato, non so, di fare una domanda buona al riguardo. Hai fatto bene a non farlo. Non l'ho fatto. Comunque Rafael, abbiamo visto anche che ha tentato di chiedere scusa a Nick Wave, Nick Wave che è finito, gettato via, Wave ha ricordato, e chissà se non sarà proprio questo nel evento di giorno del giudizio, Wave contro Rafael, mi tocchi intanto, no, a voto, velocissimo Rafael, braccio teso, a Jumerak, ancora dropkick, Rafael ha tutto fuoco, va ancora con un altro braccio teso, sangrelatino, qui ha messo la sesta Rafael, Tiger Rafael. Guarda, però sono vicini, vediamo un po'. Vediamo Merak. Merak che difficoltà qui, eh. Così morde, l'avevamo ben avvistata, questa situazione, guarda vicine. Ora qui Merak respingerà, poi ancora Rose Breaker. Chiusa. E uno, e due, e quasi tre. Siete pronti a preparare l'ultimo tango? Ultimo tango! Prima di ultimo round. No, ma Merak, rigiare tutto quanto, finisce. E lo sapete! Tentava il Meraclown, se Rafael tentava però a sua volta di anticiparlo. Furbo qui Merak. Meraclown si rulla là! Uno, due, due! Mi è andato vicinissimo al tre Merak. Perché si è tolto la maglietta prima di schienare? Non lo so. Ha perso i secondi. Affila il braccio. Andare col metodo. Sexy kick. Dritto per dritto. È uno, è due. Due. Si stanno distruggendo questi due. A pochissimo da ultimo round. Rafael non si risparmia. Parte la nave, Bob. Parte, sì. Starship Heroes. È uno, è due, è tre. Sangre Latino! Sento un'aria strana, Bob. La senti? Sì, la sento anch'io. C'è aria di titolo italiano. La sento anch'io. Che pulizia di manovra, Sangre Latino. Raffaella, dopo aver messo a posto l'anima
Adesso vuole raggiungere 20 più alti. Vuole il main event, il giorno del giudizio. Manca soltanto il confronto tra Adriano e Wayne. L'istinto primordiale dice che abbiamo solo due scelte: combattere o fuggire. Prozis ne aggiunge una terza. Con il codice sconto SIW10 avrai il 10% di sconto su tutti i prodotti Prozis e tanti omaggi diversi ogni settimana. Confronto fondamentale, quello che stiamo per vedere. Due pesi massimi che si affronteranno di nuovo all'ultimo round dopo la battaglia su Miller Bout, interrotta proprio da quella scritta che ha spregiato il centro Invictus. Ma il 26 novembre sarà di nuovo Adriano e sarà di nuovo Wave. Stasera però sentiremo cosa hanno da dire. Eccolo qua il Leone di Roma. Adriano in rampa di lancio sin da quando è tornato a Colossal. Adriano che ha vissuto un percorso in continua ascesa con solo una pecca, una palla, la sconfitta con Ivan Blake. Lì è stato un po' un ritorno in purgatorio e risalita. Adriano però ha avuto la forza di rimettersi subito in piedi, di allenarsi e accumulare esperienza internazionale, e adesso è il primo sfidante al titolo italiano. Adesso potrebbe essere lui il campione finito ultimo round. Lo Stato Maggiore però è pronto a fermarlo. La Legione della Libertà. Jib, secondo me Wave può fare incazzare, fa apposta. Ha fatto uscire prima Giulia Lucchesi. Lo sai che ormai io, cioè, la situazione tesa. Sappiamo che ormai il legame tra Wave e Giulia Lucchesi è indissolubile. Wave è qua, campione italiano, sin da System dopo punto di rottura, quindi ormai diversi mesi. Ma ultimo round, l'aspetta la sua più grande sfida fino a questo momento, a ultimo round. Aspetta, il Leone. Adriano, in queste settimane hai evitato il dialogo, hai evitato il confronto in ogni modo possibile, ma ti prego, ascoltami. Adesso ascoltami. Io, Ivan, non voleva neanche che io fossi qui a parlare con te. Ma lui pensa che tu sia una causa persa. Ma io non lo credo, sinceramente non lo credo. Non è lo Stato Maggiore che ti sta parlando, è Nick. Hai visto la situazione che si è venuta a creare con quei maledetti bastardi? E devi sapere una cosa, Adriano. Io
ti ho visto crescere. Eri un ragazzino e adesso sei un uomo. Ti prego, Adriano, prenditi le tue responsabilità. Noi, la gente come me e come te, non credi che questo posto diventerebbe un paradiso se tutti lottassero come noi lottiamo? Il wrestling è arte. Il wrestling è libero, ma libero veramente, non come la vostra idea di libertà. Tu chiami questa merda arte? Arte! Questa! E voi state zitti! Questa non è arte! Questo è fango versato sugli ideali che gente come me e come te sono chiamati a difendere, Adriano. Ideali. Non ti permettere di parlare dei miei ideali, ok? I miei ideali, i miei valori sono gli stessi dal giorno uno, per i quali ho fatto sacrifici. E sui quali quella merda di Van Blake passa sopra ogni giorno. Come la spieghi questa, invece, eh? Tu non sai niente! Niente! Tu parli di sacrifici! Io mi sono esposto per venire qui, davanti a te, a parlare, a chiederti! Tu, Ivan, parli di Ivan. Non sai quanto sta soffrendo. Sono mesi che Ivan Blake soffre per quello che è successo. Guardami, Adriano! Quando ti parlo, sono mesi che sta soffrendo per quello che è successo tra di voi. Vuoi questo? Vuoi il titolo italiano? Credi che io sia in grado di fare questo per sempre? Per sempre? Credi che io non sia felice? Non sarei felice di darti questa opportunità, questo alloro, se solo tu fossi disposto a seguire i nostri ideali, a diventare il mio erede. No, 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 no. Tu! Zitti voi! Verbi! Guardami. Tu, da quando sei nato, hai scritto Legione sul petto! Tu! Sei del nostro stesso sangue. Tu sei famiglia, Adriano. Rispondimi adesso. Erede, eh? Erede, Nick, tu pensi che io abbia bisogno che tu mi conceda questo a loro, eh? Io questo titolo me lo prendo con le mie forze, portando avanti i miei valori. E Nick, wow. Nick, sei caduto proprio in basso, eh? Nick, sei diventato patetico. Se c'è bisogno di qualcuno che porta avanti la merda tua, ce l'hai. È Ivan Blake, non io. Hey!
Visto? Visto? Contento adesso? Ecco qua. Questo è quello che ti dicevo. Esattamente questo. Lui è un egoista. Lui è un arrogante. Lui, quest'uomo qui, guardalo. Quest'uomo qui non conosce il significato di parole come condivisione. E peggio ancora, non conosce il significato di parole come amicizia. Attenzione, Bob! Attaccato! Ma chi è la mente della legione? Arrabbiamo! Wave deluso, se ne va! Bene! Adesso si fa a modo mio. Finitelo! Adriano su Blake, devastante! Sì! Spezza schiena! Il leone! Il leone! È lui che gli fa l'esecuzione alla legione! Il leone di Roma! Il leone di Roma! Il leone di Roma! Il wrestling!